In Verucchio riscatta la sconfitta ricevuta all'andata, imponendosi sempre di misura contro un nuovo Fiat che conosce il terzo capo di stagione. La squadra di Achille Fabri, orfana di Farabegoli al centrocampo, non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Maggioli, che passerà un pomeriggio inoperoso come del resto il collega Semprini, che ha la sfortuna però di dover raccogliere in una partita a vara di emozioni il pallone che vale tre punti per i padroni di casa, forse più cattivi, più motivati e cioè voglia di fare il risultato, rispetto alla capolista che consolida il primato grazie anche ai risultati arrivati dagli altri campi. Pia del fisco d'inizio, minuto di raccoglimento per ricordare il compianto difensore ex Milan, Fiorentina, Cagliari e Roma, Davide Astori. L'inizio è di marca locale, Zaghini da una rimessa laterale, in escalazione offensiva dei Verrucchi che vede il protagonista Primo Astrologo la cui conclusione viene ribattuta e successivamente Sempini che in mezza rovesciata mette a lato. Al turno diciottesimo un errore di fase di impostazione di Rinaldi scaturisce la solennità del Verrucchio, Bruno intercetta la sfera, lancia in profondità Samoka che in fatto di mira pecca di precisione la capolista prova a svegliarsi attorno alla mezz'ora si pinge in avanti con Cupi Il terzino sbatte contro la muraglia rossa-nero ed è costretto a ripiegamento appoggia la sfera per Gori che vince un contrasto poi nel secondo tentativo pennella una traiettoria per Maggioli che non corre pericoli l'ultima emozione del primo tempo arriva da questo calcio piazzato neutralizzato dalla barriera del Nuova Feltia nel secondo tempo prima della ripresa dei giochi il direttore di gara espelle dalla panchina il centrocampista del Nuova Feltia Federico Baldinini per comportamento irregolare all'interno del rettangolo di gioco una curiosità Baldinini riceve dallo stesso arbitro di stagione, trattasi del signor Ginai, la seconda espulsione dopo quella di immediata dicembre a Riccione. La ripresa non regala particolare entusiasmo se non un al verucchio che coglie i tre punti quando Rocchetti lancia sulla destra Zenghini, traversone al centro, liscia dalla difesa ospite e Bruma da due passi colpisce in nuova filta con Sempini che nulla può e l'attaccante si ripete così dopo il gol inflitto in e giallo -blu, lo scorso anno quando indossava la casacca de Santermete. La squadra di Fabri sale in fatto di orgoglio prova a rispondere in un'azione confusa che porta all'uscita di Gioli, non perfetta, il quale scaturisce un tentativo di Baldini in sotto porta stoppato dal muro di casa. Timide proteste gialloblù volevano un fallo di mano, ma l'arbitro indica il proseguo del gioco. A 36 l'ultima emozione con questo colpo di testa Farelli Stefanelli che termina a lato il Verrucchio si impone di misura in un derby giocato di fronte a una cinquantina di persone sul neutro in sintetico di Savignano, nel campo adiacente allo stadio, data l'indisponibilità del terreno di gioco di Verrucchio. Nova ferita, atteso da un tour de force importante che vedrà la capolista. Impegnata con Vallesavio a San Clemente e Misano, tre partite in sette giorni dopo la sosta, altro big match con i Poggio Berni.